Ben ritrovati gentili telespettatori per questa nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale. Apriamo con una bella notizia che arriva da Caorle: sbancato il Super Enalotto, centrato il 6 con una vincita di 77,7 milioni. Vediamo il servizio. Super Enalotto milionario alla tabaccheria Filippi di Viale Santa Margherita a Caorle, proprio sul litorale veneziano, totalizzando un 6 con una schedina di soli 4,5 euro. Una ancora ignoto giocatore ha vinto l'incredibile somma di 77,7 milioni di euro. E questa la seconda vincita dell'anno con punti, la settima più alta di tutti i tempi. La sestina vincente è stata 1, 8, 28, 54, 82, 90, Jolly 5, Superstar 25. I titolari della tabaccheria sono stati colti di sorpresa dalla notizia arrivata nella prima serata, poco prima delle 22, ed è arrivata poi l'ufficialità della stessa Sisal. Quando me l'hanno comunicato, ha ribadito Katiuscia Filippi, mi sono venuti i brividi di freddo. È una cifra folle, non so se vorrei essere in quello che l'ha vinta, davvero non ci credevo, pensavo ad uno scherzo. Qui non si era mai vinta una somma così importante. Qualche anno fa avevano festeggiato per un gratta e vinci di 100.000 euro, ma niente altro. La tabaccheria Filippi non poteva essere diversamente. È situata nel pieno di una zona altamente trafficata, ovviamente frequentata in questo periodo da numerosi turisti. Giocando anche loro, stranieri compresi, spiega la titolare Iole, potrebbe essere proprio un turista, ma spero vivamente che questa vincita resti a Caorle, che sia stato un nostro compaesano, il fortunato vincitore, che magari si ricordi in qualche modo anche di noi. Al momento con noi non si è fatto vivo nessuno, ci sono arrivate solamente le congratulazioni da parte dei nostri clienti e conoscenti, non pensavo mai di provare un'emozione così grande. Nessun sospetto su quanto possa essere stata giocata la schedina. Il sistema purtroppo non ci consente di risalire, spiega Agnese. Potrebbe essere stata una schedina compilata in automatico direttamente dal nostro computer e venduta da un giocatore, oppure giocata direttamente dal fortunato. Siamo curiosi anche noi di saperlo, ma non ne abbiamo proprio idea. Intanto, fuori dal locale si brinda. Un cartellone gigante è stato attaccato alla vetrata del negozio, recante la cifra vinta. La gente si ferma incuriosita. Per i titolari è una serata incredibile. Si vede che sono letteralmente impazziti per la felicità. Deve stare ben distante dalla sua compagna. La misura cautelare è stata disposta dal giudice delle indagini preliminari Bruno Casciari nei confronti di un 37enne opitergino. Per l'uomo l'accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna, culminati secondo l'accusa in una aggressione nei giorni scorsi, da qui la denuncia della donna ai carabinieri, i quali non sarebbero intervenuti solo una volta ma anche in altre occasioni. Martedì era in programma l'interrogatorio di garanzia con il 37enne che si è difeso e ha respinto al mittente ogni accusa. E adesso andiamo a Musile di Piave, il paese non vuole dimenticare, c'è una fiaccolata contro la violenza sulle donne, vediamo. Centinaia di fiaccole sfileranno silenziose per le vie di Musile di Piave in questo giovedì sera per ricordare Maria Archetta Mennella e per gridare basta alla violenza sulle donne. Si annuncia una grande partecipazione all'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale per dare un segnale forte dopo il femminicidio che ha scosso un'intera comunità, quello della 38enne originaria di Torre del Greco ma residente appunto a Musile, accoltellata a morte ancora domenica 23 luglio dall'ex marito Antonio Ascione. La manifestazione inizierà alle 21 davanti al municipio con alcuni interventi delle autorità, tra cui quello del sindaco Silvia Susanna, dell'assessore ai servizi sociali della regione Emanuele Lanzarin e del comandante della compagnia dei carabinieri di San Donà, il capitano Dario Russo. Il corteo di fiaccole procederà quindi per le vie del paese fino a raggiungere la abitazione di Mariarca in via Dante, dove la donna è stata ammazzata e dove l'evento si concluderà con la consegna di un mazzo di fiori alla nipote Virginia, che risiede a Verona e che parteciperà alla fiaccolata in rappresentanza della famiglia Mennella. Le sorelle infatti sabato sono rientrate con la salma a Torre del Greco, dove domenica si sono svolti i funerali seguiti da una folla commossa. Lo studio 3A, la società che segue la famiglia Mennella, si è avvicinato all'associazione di Torre del Greco il gazebo Rosa Onlus, che tramite la sua presidentessa Rosa Visciano ha aperto un conto corrente per sostenere i due figli di 15 e 9 anni della coppia che sono rimasti orfani e per i quali si sono già mobilitati molti anche a margine della veglia di preghiera del 27 luglio in chiesa Musile. A riguardo dei due ragazzini, il pubblico ministero della Procura di Venezia, titolare delle indagini, Raffaele Incardona, ha inviato subito al giudice tutelare, che dovrebbe ratificare la nomina a giorni, l'istanza presentata dal penalista che rappresenta i Mennella, l'avvocato Alberto Berardi, per nominare quale loro curatore temporaneo la zia Assunta. La fiaccolata sarà possibile seguirla poi in diretta Facebook sulla pagina dello studio 3A.
Andiamo adesso a Fontanelle, corsi d'acqua demaniali e fossati privati. Alcuni scoli sono stati cancellati e sul terreno di risulta sono stati piantati dei vigneti. Ora c'è il rischio che alcuni di questi corsi d'acqua debbano essere ripristinati, ma le viti di prosecco che si sono state piantate sopra che fine faranno? La domanda è legittima ed è stata posta durante l'ultimo consiglio comunale. Il comune e il consorzio di bonifica hanno lavorato insieme sulla ricognizione della situazione attuale, dalla quale è emerso come alcuni fossati sono stati negli anni eliminati e come dove un tempo scorreva l'acqua oggi vi siano delle piantagioni anche di vigneti. L'argomento è stato illustrato dall'assessore Aldo Borin. A spiegare nel dettaglio il lavoro svolto è intervenuto il geometra comunale Roberto Pinese. Sono emersi 42 tratti di fossi che non avevano rilevanza di tutela, ha spiegato il tecnico, e 18 tratti che non risultavano nella conoscenza come fossi di scolo. Sulle mappe, insomma, c'erano dei fossi che però non sono più esistenti. La ricognizione verrà impiegata ai fini dell'edificazione futura in modo che i futuri fabbricati abbiano le corrette distanze da questi canali di scolo. E adesso andiamo in regione, una bandiera veneta che deve essere obbligatoriamente esposta negli edifici pubblici, sarà sanzionato chi non la espone. Vediamo il servizio. Non è prevista alcuna multa per i privati che non espongono il gonfalone veneto e mi indignerei se ci fosse, perché in questo caso si tratta di una questione di cuore. E quanto ha affermato il governatore del Veneto Luca Zaia a proposito della proposta di legge sull'uso della bandiera della regione, un testo presentato dalla maggioranza leghista che ha iniziato il suo iter in consiglio regionale. Peccato che il provvedimento dica l'esatto contrario, o quantomeno di adito a varie interpretazioni, tant'è che i consiglieri di opposizione, da Piero Luzzante a Graziano Zalin fino a un esilarante Marino Zorzato, hanno avuto gioco facile nel denunciare gli obblighi imposti non solo agli enti pubblici regionali, ma anche ai privati, tutti passibili, stando appunto al progetto di legge arrivato in aula, di multe salate da 100 a 1000 euro. Tant'è, sarà stato per l'ora tarda, o perché i più sognano le vacanze, il Consiglio tornerà a riunirsi il 29 agosto, o perché effettivamente qualche modifica ci sta. Alla fine si è rinviato tutto a fine mese. L'impianto rimane e ricalca la vecchia legge del 1965, ha detto la relatrice Silvia Rizzotto, ma abbiamo tutta la pausa estiva per meditare. E a fare chiarezza è lo stesso governatore Luca Zaia. No, io vorrei fare in modo, e mi sembra anche un po' la fine della buona educazione, no? Del rispetto del buon vicinato, dover inserire nella nostra legge che stiamo discutendo in queste ore il fatto che oltre agli edifici della regione, gli edifici dei veneti, ci siano anche quelli dello Stato che espongono la bandiera. Io, se fossi il governo, l'imporrei l'esposizione della bandiera in tutte le regioni come segno di rispetto, no? La bandiera della regione dove ti trovi. Capisco che ancora le scartoffie romane non sono arrivate su questo tema, allora diamo noi una sollecitazione, imponiamo l'esposizione della bandiera del Veneto in tutti gli uffici presenti in Regione Veneto. Chi non lo fa? E chi non lo fa avrà le multe, no? Come tutte le istituzioni, anche venete, che non le esporranno. Invece i veneti saranno liberi di esporre oppure no, ma è giusto che le istituzioni che vivono di tasse dei veneti espongano la bandiera. Andiamo adesso a Jesolo, dove i grandi eventi passano tutti per lo iato, i concerti, gli spettacoli teatrali, persino le partite di calcio. Tutto ciò che rientra nel noto circuito di acquisto online dei biglietti Ticket One da oggi può essere trovato all'ufficio informazioni di Piazza Brescia, gestito dal consorzio di imprese turistiche Jesolo Venice. Stiamo lavorando quotidianamente per crescere nei servizi per i nostri turisti, spiega il presidente di questa associazione Luigi Pasqualinotto, facendo di questi uffici di Piazza Brescia un vero e proprio punto di riferimento, nonché un importante biglietto da visita per tutti coloro che ci scelgono per trascorrere anche solo qualche ora a Jesolo. Per questo l'accordo che abbiamo raggiunto è da vedere come un importante risultato. E ci spostiamo adesso a Concordia Sagittaria, ormai ci siamo, tra poco sarà tagliato il nastro, fiera di Santo Stefano pronta a partire e si registra già un tutto esaurito. Vediamo il servizio.
A Concordia Sagittaria la fiera di Santo Stefano è iniziata con il botto, esauriti tutti gli spazi fieristici. La più grande fiera open space del Veneto orientale ha preso il via quest'oggi con un convegno sulle nuove linee strategiche della Regione Veneto a supporto delle imprese nel Palazzo Municipale. Dopo i saluti del presidente della fiera Giancarlo Burigratto e del sindaco di Concordia Claudio Odorico, è stata la volta del direttore dell'area sviluppo economico della Regione Mauro Trapani e del vicepresidente del Veneto Gianluca Forcolin con il direttore della CNA Loris Pancina. Alle 20 poi il taglio del nastro di questa 38esima edizione della Fiera di Santo Stefano con la banda della fanfara dei Bersaglieri, una fiera che si presenta con un'ottima partecipazione da parte degli espositori. Quest'anno infatti gli spazi dedicati sono stati prenotati con largo anticipo, ha spiegato Burigatto. Questa è una bella soddisfazione per il gruppo che da molti anni ho il piacere di rappresentare ed è anche la conferma che gli imprenditori del Nord-Est considerano la kermesse concordiese un'ottima potenzialità commerciale ed un'importante vetrina nelle Tre Venezie. La rassegna, giunta ormai alla sua 38esima edizione, riporta l'attenzione sui valori, le tradizioni e la vocazione del nostro territorio, ribadisce il vice governatore Forcolin. Penso alla ricchezza dal punto di vista storico e culturale di Concordia, ma penso anche al legame con il mondo del turismo di questo territorio, il quale, benché situato nell'entroterra, rappresenta il crocevia dei flussi che durante la bella stagione di qui transitano per raggiungere le destinazioni balneari della costa veneta. L'appuntamento annuale della Fiera di Santo Stefano è sempre un'occasione per riflettere sull'andamento economico di Concordia e del territorio, ricorda il sindaco Odorico, con uno sguardo al futuro per capire le sinergie da attuare al fine di consolidare in maniera strutturata i segnali di ripresa e di crescita che si cominciano ad intravedere. L'ente locale ha un ruolo importante nel contesto delle dinamiche imprenditoriali e produttive, di stimolo e condivisione delle strategie per una visione omnicomprensiva di tutte le variabili che sottendono lo sviluppo economico, ha ribadito lo stesso sindaco. E non di meno quest'anno l'attività anche a Fossalta di Portogruaro, dove è cominciato già dal 30 luglio il Ferragosto Fossaltese. Fino al 4 agosto ci sarà un'importante manifestazione dello sport in piazza con tornei di atletica, basket, tennis da tavolo, per chiudere poi con la festa dello sport proprio venerdì 4 agosto, sabato 5 con appuntamento con il teatro, la valigia dell'attore, e domenica 6 giornata dell'emigrante e festa delle associazioni con degli stand preparati dalle stesse a partire dalle ore 9 e una conclusione in serata alle ore 21 con lo spettacolo La musica che resta nel cuore. Ancora poi cinema in piazza il giorno 7, martedì 8 e mercoledì 9, due importanti appuntamenti, uno per quanto riguarda la pizza in piazza che aprirà la piazza, le porte e la sua parterre a tutte le famiglie, e dopo un'importante rassegna con la selezione di un importante concorso, quello di Miss Italia. Inoltre dal 10 al 15 l'associazione Spoleto Norcia, Solidali e della Valnerina saranno presenti in città con i loro prodotti enogastronomici per raccogliere fondi per la ricostruzione. I 14 e 15 ancora cene tipiche territoriali dal nord al sud, l'Italia, dal sud Italia sempre su prenotazione. Sabato 12 sul piazzale della scuola materna, Radio Power Musica. Domenica 13 sullo stesso piazzale, cena sotto le stelle della comunità con prenotazione. Martedì 15 il clou con le funzioni religiose a partire dalle ore 17.30 con la Santa Messa e la processione per le vie del paese con la splendida statua lignea del La Beata Assunta, una pregiatissima opera del defunto scultore fossaltese Beppi Scalambrin. Il programma ludico si chiuderà con musica sul piazzale della scuola materna con DJ e il concerto degli Abba Show e gli immancabili fuochi d'artificio a mezzanotte e dintorni. Un importante evento voluto dall'associazione We Love Fossalta insieme anche al comitato della parrocchia San Zenone e con il patrocinio del comune di Fossalta di Portogruaro. Quindi una manifestazione sicuramente da non mancare. E adesso con il prossimo servizio andiamo a Motta di Livenza. Ci sono molte lamentele a proposito degli ultimi provvedimenti dell'amministrazione che riguarda i controlli della velocità. Bene, qualcuno si lamenta, 3 multe, 1.000 euro, non è così che si fa prevenzione. Sentiamo il servizio.
€1.000 complessivi spalmati in tre multe combinate nel giro di una ventina di giorni tra la prima e l'ultima. Pur facendo l'agente di commercio tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, erano anni che non veniva sanzionato. E adesso ha pagato 3 bollettini nel giro di pochi giorni e per di più nel suo comune. Guidare per strada peggio che andare in trincea. Lo ha ribadito Mariano Carnieletto, agente di commercio di lungo corso, percorre tra i 250 e i 300 km giornalieri in auto. E questa storia di tre multe appoppiate all'autovelox della regionale postumia proprio non gli va giù. La questione è nota. I due autovelox a Motta sono stati installati il 9 giugno all'altezza dell'incrocio tra via Quartarezza e via Muggia per far diminuire la velocità lungo uno svincolo in cui vi sono stati due mortali tra il 2013 e il 2016. Ma i velox, entrati in funzione il 19 giugno, fanno scaltare oltre 200 multe al giorno, circa 6.000 nell'ultimo mese. Tanto che Carnieletto ha voluto raccontare la sua storia. Ho preso la prima multa il giorno dopo dell'entrata in funzione del dispositivo, il 20 giugno, il limite è di 70 km orari. Sono transitato a 113, ma alle 22.30, quando il rettilineo era deserto, multa da €726, costo maggiorato del 30% perché è orario notturno. Il problema è che la multa mi è stata notificata una ventina di giorni più tardi. Nel frattempo ho preso altre due sanzioni, sempre allo stesso autovelox. La seconda notifica ammontava a €50 circa perché ha beneficiato della riduzione, in quanto immediatamente era transitato a 76 km orari. La terza invece è relativa a un transito di 88 km orari, quindi €180 di multa. In totale circa €1.000 bruciati in una ventina di giorni. Ho anche parlato con il sindaco per capire cosa si può fare per ovviare al problema. Per quanto mi riguarda, se l'obiettivo è creare sicurezza, non è questo il modo di operare. Faccio l'agente di commercio, percorro circa 5.000 km al mese e conosco le strade. In provincia di Udine, ad esempio, in prossimità dei semafori, se arrivo oltre il limite scatta il rosso. Mi fermo e riparto transitando a velocità consentita, così si garantisce la sicurezza. Se invece l'obiettivo è far cassa, credo che a Motta sia stato raggiunto. E sempre in tema di controllo della velocità, andiamo a Mosile di Piave, autovelox fisso lungo la statale Triestina. Il comune ha già ottenuto nei giorni scorsi l'autorizzazione della prefettura ad installare il dispositivo di controllo della velocità dei veicoli e venerdì scorso è arrivato anche il via libera definitivo dell'ANAS. L'autovelox sarà posizionato 30 metri prima dell'incrocio con via Casera e rileverà la velocità delle vetture in direzione di Mosile, mentre solo successivamente sarà adeguato per calcolare la velocità anche delle auto che percorrono la carreggiata opposta in direzione di Mestre. L'amministrazione comunale ha stanziato €8.000 per l'installazione della postazione che entrerà in funzione prima della fine dell'anno. Sarà un autovelox vero e proprio che farà la fotografia a tutti i veicoli che superano il limite per 24 ore su 24. E adesso, a proposito di fotografia, andiamo a vedere un nuovo scatto dal territorio in Fotoreporter a cura di Vinicio Scortegagna. Bene, gentilissimi spettatori, finisce qui l'informazione dal Veneto orientale. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni dei notiziari.